Cominciamo subito rivoluzionando la scaletta di oggi perché una delle persone che doveva intervenire ha dimenticato la borsa in stazione, quindi è andata a recuperarla ed è Marina, quella che doveva intervenire diciamo per prima, arriva dal Mugello, interverrà durante l'assemblea di oggi e ci presenterà quello che noi non abbiamo ancora visto, non abbiamo avuto l'occasione di vedere, come le grandi opere distruggono il territorio, la devastazione che viene portata dai cantieri. Qua siamo tra l'altro nel cuore di quelli che dovranno essere i cantieri di questa opera pubblica, quindi la zona di Rivarolo, le cosiddette strade dei cantieri, che cosa salteranno, il Torbella per fare un esempio, tutte le strade dietro a Rivarolo. Cominceremo invece con un altro intervento, sempre da Firenze, che è quello di Tiziano, che ci presenterà anche la questione inerente invece sotto attraversamento della città, se sto sbagliando ovviamente poi verrò corretto, sempre riguardante il TAV. Dalla Val di Susa invece arriverà a parlarci Nicoletta per quanto riguarda quella che è stata la battaglia in Val di Susa contro il TAV, ma non solo, lei ci darà la possibilità di capire qualcosa che forse ci sta ancora sfuggendo, cioè il ragionamento sui cosiddetti corridoi. In Val di Susa hanno cominciato con l'autostrada, un po' come sta capitando a noi, con le cosiddette bretelle, varianti, nuove autostrade, e vogliono finire le opere con nuovi buchi, nuove montagne per i tir e nuove infrastrutture come quelle della TAV. Quindi anche questo aspetto verrà un pochino analizzato su che cosa ci vorrà dire per noi avere delle grosse infrastrutture in questa valle. Poi appunto Marina, come vi dicevo prima, e Gianluca che ci racconterà la storia, un pochino del movimento, come si sono mossi, come sta andando avanti e perché è diventata così forte il movimento di lotta in Val di Susa. Non saranno finiti qui gli interventi perché ci sarà il dottor Valerio che ci presenterà tutta la questione inerente ai rischi ambientali e ai rischi della salute, il dottor Valerio di Medicina dell'Ambiente dell'Istituto di Ricerca dei Tumori di Genova, quindi dell'IST. Non ultimo per importanza ci sarà un intervento di nostri nuovi ospiti, ci sentiamo vicini che sono i lavoratori della Fairport che stanno rischiando il posto di lavoro nel porto ed è strettamente legato a noi perché Fairport vuol dire trasporto su ferro nel porto di Genova, vuol dire che ancora una volta ci stanno prendendo in giro perché prima ci dicono che tutto deve passare su ferro. Ferro non inquinante, cosiddetto, mentre lì sta morendo il lavoro e vogliono costruire delle nuove autostrade. Sono i benvenuti e io vi faccio un abbraccio solidale per quello che stanno passando. Alla fine ci riserviamo, tra virgolette, un piccolo spazio perché il comitato di San Biagio e tutti i comitati hanno dato una mano per fare un po' di analisi sullo studio trasportistico che ci è stato così venduto letteralmente da Autostrade Italiane e quindi analizzeremo un pochino più da vicino quelli che sono i cosiddetti numeri per cui vogliono giustificare un'opera indecente come questa. E direi che io posso fermarmi qua, invitare qualcuno a non lasciarmi da solo a questo tavolo e passare il microfono a Tiziano per iniziare.